Allora Paola, siamo qui al Riviera International Film Festival, dove tu sarai protagonista di un incontro con il pubblico, e immagino che parlerai anche di Ragazzaccio, che è il tuo ultimo film. Sì. Però io vorrei anticipare un pochino questo talk e parlarne qui con te. Come nasce questo film? Chi c'è? Il cast è importante, ci sono tanti attori, insomma, bravi e conosciuti. Allora, intanto sono felicissimo di essere a questo festival, che ammetto l'ignoranza, conoscevo poco e non mi aspettavo fosse così importante, ma importante a livello umano, importante in organizzazione, in attenzione, in accoglienza. Sono molto contento anche perché è un festival dedicato agli under 35, è un festival intelligente, cioè nel senso che è un festival dedicato a chi esprime l'arte nel periodo, in uno dei periodi più belli della vita. Insomma, Orson Welles, Quarto Potere, non l'ha fatto a 60 anni, l'ha fatto credo a 26, ma anche Leopardi ha scritto L'infinito a 21, quindi insomma oggi invece noi siamo in un paese che tende quasi a dire finché non ne hai 50 non dici niente, no? Invece ci sono credo tantissime professionalità e artisticità anche legate ai giovani, è bello trovare un festival che dà spazio. Riguardo a Ragazzaccio, è un film che io amo tantissimo perché è un film dove non recito, però svolgo altri ruoli, tra cui quello di produttore che non avevo mai fatto. È un film che ho prodotto, scritto e diretto, e quindi è proprio un film mio, e questa cosa mi dà molta soddisfazione. È un film che ha una storia d'amore, forse sì, potrebbe essere, insomma, se veramente riuscissimo a inserirlo dentro la nomenclatura, insomma, potrebbe essere un teen movie che si svolge durante il Covid e che racconta la difficoltà emotiva di un ragazzo bullo che si innamora nel periodo più sbagliato per innamorarsi e che si accorge che oltre al Covid esiste un'altra cosa contagiosa al mondo, che è l'amore. È un film che ho scritto in fretta e furia durante il primo lockdown e che ho girato un anno dopo, forse anche meglio, così l'ho rielaborato di più. Ed è un film che parla d'amore, di famiglia e di bullismo, e ha, come citavi giustamente tu, dei protagonisti eccezionali. Ha due protagonisti giovani fantastici che sono Alessandro Bisegna e Gianni De Nucci, e tra i grandi nel mondo adulto c'è Beppe Fiorello, Massimo Ghini e Sabrina Impacciatore. È un film che amo molto ed è un film che dovrebbe uscire in questi posti arcaici, vetusti, che si chiamano sale cinematografiche, a ottobre con Adler, quindi sono molto felice. L'hai definito una storia d'amore, ma in realtà secondo me tu quest'anno hai fatto un altro film che è una storia d'amore, un documentario che contiene tante storie d'amore, che è Perdutamente, e l'hai portato un po' in giro per tutta Italia. E io volevo sapere da te, quando poi hai incontrato il pubblico, cos'è che ti ha colpito maggiormente dopo la proiezione? Allora, Perdutamente è un atto di incoscienza mia, perché quando ho incontrato il pubblico mi sono reso conto veramente di aver fatto un film con un tema complicato come l'Alzheimer, però in realtà volevo fare un film d'amore, e in effetti secondo me Perdutamente è un film d'amore attraverso l'Alzheimer, attraverso la malattia. E io non ho, cioè tutti quanti mi dicono perché l'hai fatto, che è la domanda più complicata, perché io non ho avuto in casa, non ho, cioè oggi c'è questa tendenza, no? Come se tu parli di un tema e perché l'hai toccato, no? Invece a me piace molto di più la curiosità, io mi annoio a volte, anzi, quando vedo cose di chi parla a ragion veduta perché rischia di dare per scontato qualcosa, di essere particolarmente prolisso. Invece io mi sono mosso come testimone e ho raccolto 15 storie d'amore attraverso l'Alzheimer. E questa cosa mi ha consentito di dire che Perdutamente, infatti, è un film che io non l'ho fatto, l'ho testimoniato, insomma. Infatti dico che è il mio film preferito. Non posso, anche perché è inutile paragonarlo a Natale a New York o Fuga di Cervello, non è il film più bello che ho fatto, però è il film più bello che ho visto, è diventato il mio film preferito. E quando ho avuto riscontro col pubblico, la più grande lusinga è stata proprio quella di sentire che il pubblico è stato accarezzato, che era esattamente l'obiettivo del film. L'obiettivo del film non è divulgativo, scientifico, è proprio un film assolutamente accogliente, quindi anzi, un film che forse in questo periodo storico in cui si è parlato tanto di salute, ma nell'ottica della morte, non della vita, e insomma molto spesso anche durante il lockdown si dava spazio a coloro che dovevano andare a
portare fuori il cane a far pipì, o coloro devono andare a far pilates o aerobica in giardino, che per l'amor del cielo. Però ci siamo dimenticati di tante famiglie che versavano in condizioni difficili, magari con casi di un problema neurologico come Alzheimer, di una disabilità, di un disagio mentale, e quelle famiglie credo che siano state abbastanza dimenticate. E questo film vuole essere un piccolo abbraccio, una piccola carezza anche a loro, quindi il pubblico che l'ha visto mi ha gratificato tanto, ti dico la verità, mi ha proprio riempito il cuore di gioia, e credo che Perdutamente avrà una vita molto lunga. In questo momento è su Sky, sulla piattaforma Now, e poi l'ha acquisito Rai per i diritti d'antenna, quindi insomma spero che abbia ancora più visibilità. L'hai detto poco fa, il Riviera Film Festival dà luce, dà spazio ai registi under 35. Tu hai iniziato giovanissimo in realtà a lavorare. Ci sono delle persone alle quali senti di dover dire grazie, che ti hanno aperto la porta e ti hanno magari mostrato un pochino come funzionava questo mondo? Ma sì, dei ringraziamenti tantissimi a persone molto diverse. Mi viene in mente Paolo Virzì, perché con lui ho fatto il primo film, che era Uovo Sodo, e rimasi affascinato. Già ai tempi io andavo al liceo classico e lui mi diede uno scappellotto quando chiamai la macchina da presa telecamera. E Aurelio De Laurentiis, che quando mi chiamò per Natale a Miami pensavo fosse uno scherzo. E poi mi piace ricordare, nella formazione cinefil, Marco Giusti sicuramente, con cui poi ho lavorato a Stracult. E poi mi piace ricordare nell'educazione al cinema Carlo Vanzina, che penso una delle persone più generose che ti ha mai conosciuto. E la frase che accompagna quest'anno il Riff è Find your magic, change the world. Tu dove trovi la tua magia e credi che il cinema abbia veramente il potere di cambiarlo, anche soltanto una vita con un film? Io penso che il cinema sia la soluzione al mondo, insomma. Penso proprio di sì. Penso che se... Il problema, sai, che anche lì a volte c'è questa dicotomia, abbiamo visto degli attori diventare politici, no? Ma non dei registi. Io credo che questo sia il grande equivoco. Cioè, se veramente a capo di uno Stato ci fosse un regista e non un attore, forse sarebbe diverso, perché un regista deve tenere conto di tante cose. L'attore ha una forma di vanità in più. E penso che i film lo hanno già cambiato il mondo, lo hanno condizionato tanto. Non so se... Io vivo purtroppo una piccola depressione artistica in questo momento. Se tu pensi l'ultima volta che l'uomo ha vissuto una tragedia, ma forse nemmeno paragonabile a quella del Covid, però insomma, a volte pensavo che quando eravamo in lockdown, quando eravamo in pandemia, tutti dicevano no, sembra di essere in guerra. Era dalla seconda guerra mondiale che, no? La seconda guerra mondiale però è stato un periodo nel quale l'arte ha prodotto del materiale eccezionale. Non più tardi di un anno fa una grande campagna televisiva è stata con il discorso all'umanità di Charlie Chaplin, il grande dittatore. E la mia tristezza sta nel fatto che in questo periodo storico invece noi non siamo riusciti a produrre nulla, se non dei balletti di TikTok che facevano così. Questo è il problema. Penso che noi siamo in un momento storico difficilissimo dal punto di vista culturale, quasi cupo, perché è ovvio che il contrario di arte è politicamente corretto, quindi il fatto che un artista, un creativo si debba mordere la lingua per sostenere una battuta su qualcosa o sostenere un tema per non tradire o offendere una categoria che si autocategorizza è una castrazione gravissima. E quindi questo buio qui io spero che possa essere risolto entro poco. Ma questa cosa purtroppo mi riporta a guardare il passato, cioè io mi sfondo di anni 70, cioè io ho rivisto Salò di Pasolini, ho rivisto, ma nemmeno Ultimo Tango a Parigi, ho visto La Luna di Bertolucci, ho visto dei film che oggi sembrano avanguardia. E il sistema proprio anche della cultura italiana e cinematografica oggi sembra essere tornata, ma nemmeno nell'epoca pre-mussoliniana forse, siamo indietro anni luce. È un po' di tristezza questa cosa, me la fa venire, per cui penso che il cinema, per risponderti, non può, ma deve cambiare il mondo, e per farlo c'è bisogno, sì, del sostegno
il sostegno governativo in parte, però quello, come ci insegna Kubrick nel finale di Arancia Meccanica, è un imbocco, no? Che ci dà. Penso che debba partire fondamentalmente dal pubblico, che deve tornare a essere pubblico. Il pubblico deve smettere di essere Mereghetti, tornare a essere pubblico, votare un film andando al cinema e esprimendo un giudizio che può anche essere limitato fuori dal cinema, eh? Non è detto che lo debbano scrivere necessariamente sotto il trailer su YouTube, e fare in modo che tanti artisti abbiano molta più libertà. Ti faccio un'ultima domanda. Noi sappiamo, Outcorn, che sei un amante del cinema, un grande conoscitore del cinema, e che cerchi di andare in sala quanto più possibile. Allora volevo sapere da te quali erano ultimamente i film che avevi visto che ti avevano particolarmente colpito, o magari anche deluso, eh? No, ma allora, un film che mi hanno scosso, sicuramente, vabbè, perché il suo lavoro scuote, di Gaspar Noé, con il suo film con Dario Argento, insomma, è stata una bella botta, e quella cosa mi è sempre, insomma, lui mi piace molto, e anche Titan mi è piaciuto molto, mi piacciono molto, vedi. Loro, secondo me, in Francia hanno ancora il coraggio di... Cioè, vedi, quando io ho fatto Ragazzaccio, tornando a Bomba, io ho detto, caspita, sarò il milionesimo film che adesso parla di Covid. E non l'ha fatto nessuno. A parte, forse, credo, Daniele Vicari. Sì, ma lui l'ha girato proprio durante... Lui l'ha girato durante il Covid. Però è incredibile. In Italia nessuno ha fatto un film su questo tema. Guarda che è pazzesco, eh. Cioè, nel senso che avranno prodotto 300 film, non ce n'è uno che parla di questo. Anche quello, se posso, mi porta a pensare che tante cose le faccio a volte per esigenza personale, cioè a volte per emozionarmi anch'io, anche perché anche su questo ti invito a riflettere, cioè sul fatto che ci sia una grossa difficoltà da parte degli autori italiani a commuovere. Se tu ci pensi bene, qual è l'ultimo film che ti ha commosso? A me commuove Virtù, per tornare a lui. È un uomo che mi commuove, perché anche sa essere estremamente tenero, ma anche... Sì, l'ultimo film è di un po' di tempo fa, adesso aspettiamo di vedere Siccità, no? Come assolutamente, sarà. Però se tu pensi, no, alla Pazza Gioia, pensi al Capitano... Cioè, pensa a dei brividi derivati non solo dal rapporto sentimentale, ma anche proprio dal trasporto narrativo, no, che ha Virtù. Un altro è Francesco Bruni, che però è sempre molto anche legato quello, a tutto quello che vuoi, mi è piaciuto tantissimo, no? Ma anche l'ultimo, cosa sarà. Però è sempre un pochino di tempo fa. Credo che anche dal punto di vista autorale ci sia un freno. Infatti io sto scrivendo film assolutamente emotivi. Io sto scrivendo un film adesso, io ho scritto due sceneggiature. Una si chiama C'è sempre una prima volta, ed è la storia anomala di due pensionati che si ritrovano di fronte ad una gravidanza. Quindi è la storia di una donna di 70 anni che aspetta un bambino. Ed è una commedia molto divertente. E un altro film invece è la storia di un maestro elementare che si ritrova improvvisamente a essere catapultato indietro nel tempo, a essere il maestro di Benito Mussolini. E lui, che è di estrema sinistra, è indeciso tra l'educazione e le mazzate. E quindi sono due film, tipo anche questi, due commedie, che però penso mi porteranno inevitabilmente, che ti piaccia o non ti piaccia, a dare una traccia emotiva alla narrazione. Molto curiosa di vederli. Grazie mille. Grazie a te. Grazie mille.